quest'anno fanno i 10 anni dell'81-08, il decreto legislativo del 2008. Il problema è che inizialmente c'è stato un calo, però negli ultimi periodi abbiamo registrato incremento notevole. Basti pensare che fino al giugno 2018, quindi in ben 6 mesi, ci sono stati 469 casi di infortunio sul lavoro con esito mortale. Questo che significa? Significa che sono morte 469 persone e 469 famiglie hanno visto venir meno i loro cari. Io penso che un tema così delicato è una delega, diciamo, che ho accettato di buon grado da parte del sindaco De Magistris. Ho cercato di coinvolgere tutti gli attori in campo, gli industriali, gli ordini professionali, degli ingegneri, degli avvocati, le società private che operano sul settore, e quindi per cercare di avere una cosa, una sicurezza vera e non di facciata, perché è facile approvare un DVR, un documento di valutazione rischi, ma di facciata che burocraticamente sistema le carte, poi non c'è la sicurezza effettiva con i DPI, dispositivi di protezione individuale carenti. Quindi diciamo, occorre un impegno fattivo pubblico-privato per una sicurezza vera e fattiva e non di facciata. Quali sono i risultati che si aspetta da questo convegno? Io sto qua per ascoltare, per apprendere e per avere i loro suggerimenti. Io darò i saluti istituzionali come delegato in materia, ma alla fine vorrei dei suggerimenti da parte di coloro che operano nel settore per cercare di operare in sinergia, per cercare di migliorare le condizioni lavorative nei luoghi di lavoro, perché le norme ci sono, dobbiamo vedere se vengono applicate, come vengono applicate, se non c'è l'evasione delle norme, perché spesso e volentieri si parla di evasione fiscale. Io invece ho coniato un termine, l'evasione in materia di sicurezza, che per me è ben più grave di quella fiscale. Perché? Perché va a incidere sulla salute dei cittadini e sulla serenità delle famiglie.